10 quintali di pesci pronti al trasloco nel tratto di Erno che scorre al ponte di Castelluccio fra Arezzo e Capolona, proprio dove si preparano i lavori di messa in sicurezza idraulica con un intervento di manutenzione straordinaria. E allora la fauna ittica va spostata in acque sicure per far posto ai macchinari. In questo momento stiamo facendo con l'associazione dei pescatori la cattura del pesce. Prima di fare l'intervento, come si vede, è stato fatto una deviazione del corso dell'acqua in modo da poter poi fare la lavorazione all'asciutto. Il pesce che è rimasto, diciamo così, intrappolato in destra del deviatore che abbiamo fatto, le associazioni, il personale delle associazioni di pescatori lo stanno raccogliendo per rimetterlo poi in un altro tratto del fiume che non è oggetto di lavorazione. Le associazioni dei pescatori stanno così organizzando ed effettuando in modo soft il trasferimento. L'operazione con un elettrostorditore che stordisce momentaneamente il pesce, ma dopo un minuto si riprende il suo via, viene a galla, con dei retini lo prendiamo e li spostiamo in una buca dove possano sopravvivere tranquillamente. Tutti i pesci, sia di specie autoctone o alloctone, verranno posti al sicuro. L'operazione diventa importante in tratti di fiumi come questo, particolarmente ricchi di fauna, di pesci, di vario tipo tra l'altro. In Toscana questo peraltro è obbligatorio, là dove vengono riscontrati nei cantieri che vengono fatti in alveo delle situazioni con una popolazione di pesci presenti nel luogo dei lavori. In questi casi